Allora, a sto giro avevo risparmiato tutto il viaggio. Questa è la camera, molto bella. Non so quanto sia luminosa perché non ho ancora aperto tutto. Bell'armadio, televisione. L'unica cosa, non ha il bagno in camera. Però vabbè, io sono stata a Vienna con il bagno in comune e mi sono trovata bene alla fine. È molto meno tragico di quello che sembra. Camera carina, pulita, grande. Una doppia uso singola io ho prenotato, ma c'è sia il letto grande che il letto piccolo. Sono io, reduce dal viaggio. Ora mi faccio una doccia, mi cambio e si parte per Rimini. Qua c'è il treno che passa dietro. Ok, in pratica tutto quello che c'era in questo zaino l'ho appena estratto. Un'altra borsa, succhi di frutta, bottiglie, vestiti, trucchi. Cavalletto per il telefono, snack, mia madre mi ha riempito giustamente di snack che non si vedono, però sono qua. Cappello, vestiti di scena, per chi mi segue su Instagram, segue il mio canale musicale, lo sa. Ok, mi sono messa a nuovo, diciamo. Si parte, poi a Luna treno per Cesenatico. Prima veduta di Rimini, il sole splende, ma non fa troppo caldo. E la prima cosa che ho fatto è mi sono comprata le cuffie, che ieri sull'autobus stavo morendo perché volevo ascoltare un po' di musica, vedere qualche video e niente. Allora, qua c'è un posto che mi pare più caratteristico, solo che con la fiera non si vede. Carino come posto. L'arco visto dall'altro lato e ora vado di nuovo verso il centro, quindi torno indietro e poi giro. A me questo stile piace un sacco, mi ricorda Bratislava, so, forse non c'entra niente, però tipo queste cose nordiche. Comunque qua si muovono tutti in bici, cavolo. E manco a Londra avevo visto così tanta gente con le biciclette. È proprio una cultura, a parte che le strade lo permettono, però perché c'è un sacco di ZTL. Però anche i bambini stamattina in mezzo al traffico con le bici per andare a scuola, veramente bello. Vado, c'è tipo verde, cose carine. C'è questa piazzettina di fronte alla chiesa. L'unica cosa sembra che le bici abbiano più precedenza dei pedoni, anche sui marciapiedi. Ovviamente siamo qua, entriamo. Thank you.
pratica c'è tipo una mostra, ma non credo di poter fotografare. Niente, è tutta, tutta molto pittoresca. Ok, sono venuta piena di pregiudizi perché ogni volta che sento parlare di Rimini sento parlare solo delle spiagge, di questo, di quello, cioè dei divertimenti. E invece, e io non mi ero informata proprio, invece guardate che belle ste piazze. Piazza Luigi Ferrari. Why so serious? Che meraviglia è questo posto. Ed eccomi ritornata al punto di partenza, mi riposo un po' al bed and breakfast e poi treno per Cesenatico, madonna non vedo l'ora. Ci siamo. E sono a Cesenatico. Sembrava desolante, invece ora sono nella parte del canale che è molto bella. Municipio di Cesenatico, se lo metto a fuoco gentilmente. Amore, no, sono venuto di qua! Come che ci vuoi? Oddio! Ma io non so che ci sei di qua! Amore mio! Ed eccomi di nuovo a Rimini. Ho fallito il video che ho fatto per fare la sorpresa al mio ragazzo. Io volevo che lui venisse da davanti a me e anzi che tipo io dovevo essere nascosta. Ho fallito tutto. Però in ogni caso nel vlog lo volevo mettere censurato perché io non lo so se lui tipo vuole esporsi sui social, diciamo. E quindi si è autocensurato il video perché non solo non ho beccato il momento in cui lui mi ha visto, ma anzi io mi sono girata e io ho visto lui che mi guardava tipo è lei, esiste, ho delle allucinazioni. Non solo ho cannato quel momento, dopo ho girato il piedistallo ed è caduto a terra. Cioè avevo pianificato quel momento, avevo pianificato ogni istante di quell'incontro. Tristezza. Mi ero messa dal lato giusto. Poi una signora si è messa a guardare un coso davanti. Io mi sono spostata e ho detto vabbè, mi metto dall'altro lato dell'entrata. Mannaggia. Mi ha fatto la passeggiata e mi ha portato a mangiare il crescione che è tipo la piadina chiusa. Buono. Con lui si mangia sempre. E ora sto andando al B&B e mi rizzetto, come si suol dire in catanese, cioè mi sistemo perché domani è il provino. Oggi ho avuto il provino e sono distrutta. Ho appena fatto la doccia e ovviamente oggi non ho bloccato perché alle 6:30, 7 meno qualcosa ero già in fila. I provini sono cominciati tipo all'1:30, quindi anche se io ero una delle prime ho dovuto aspettare ore ed ore ed ore. E poi infatti ero la prima della mia stanza e boh, speriamo bene. Dopodiché sono andata a casa, cioè al B&B, ho dormito e verso le 6:30 sono uscita e mi sono messa un po' a suonare in piazza, ho guadagnato un po' di soldini. Ora mi metto a dormire perché domani alle 7:30, forse anche prima, ho il treno per Cesenatico, quindi dormirò. Andiamo.
un lungo viaggio per la stazione di Cesenatico, stazione centrale di Bologna. Allora, a prima vista possiamo dire che c'è un po' di traffico. Che cosa è successo? Vedo tipo del fumo rosso. Stranissimo. Comunque qua c'è un posto carino. Allora lo guardo, se sempre mi faccio distrarre da quello che è successo. Sto cercando di capire cosa sia successo, c'è tutto bloccato, carabinieri, prima si vedeva un gran fumo rosso, ora non si vede più. Boh. Andiamo a vedere quella scalinata figa di prima, da un altro lato. Che stanchezza. Niente, un bel parchetto. Ok, finalmente ho capito cosa è successo, cioè niente, c'è una manifestazione. Beh, non fate caso, mi faccio i miei capelli, però per fare le foto nel Duomo si deve pagare e quindi mi sono fermata e vabbè. Un'altra piazza molto carina, pittoresca. Mio fratello mi aveva consegnato una gelateria, wow che bel pacco, ve lo faccio vedere. Non la trovo, quindi ora torno a quella che mi aveva ispirato tanto. Prima vi faccio vedere qua. Vedete che bello. No vabbè, questa è una figata. Quando lo portano a Catania. Dai, io qua ora me ne scappo prima che veda qualche altra cosa che mi piace e finisce che oggi perdo l'autobus. Vado a magnà. Mio fratello mi ha detto che c'è un'iscrizione tratta dall'inferno dantesco dove si paragona questa torre a un mostro proprio perché pende. Ora penso sia questa. Ok, questo è il posto da cui partirò. Sto morendo di sonno quindi devo dire finalmente.